Buongiorno a tutti. Ho invitato Angela Manca, imprenditore e presidente di Sidwell. Esatto. Perché siamo conosciuti giocando al golf, come sempre, no? Io conosco tanta gente. Dove? In quale campo? In quale città? A Barlassina. Abbiamo giocato a Barlassina. E quindi l'Italia, no, non strano, no? Infatti, sì, è strano Barlassina, no, perché ogni volta c'è Seychelles, Maldive. Andate da un'altra parte anche. Cioè. Sì, è nata questa simpatia e per questo io volevo che lui racconti del suo progetto importante adesso, no, anche per, nostra, per, Europa, per tutta Europa. E do parola a Angelo. Sì, diciamo che sei un architetto, no? Mi anche, sbaglio, vero? Anche oltre che imprenditore, anche golfista quello. E sono architetto. Sì. E niente, come diceva Nella, questa amicizia nata sul campo da golf ci ha accomunato per tante cose. E noi ci occupiamo sostanzialmente di progetti di grandi aree dismesse, di riconversione di grandi aree dismesse. Stiamo realizzando a Milano, vicino all'aeroporto di Linate, a 500 metri dall'aeroporto di Linate, un grande progetto totalmente ecosostenibile, ad impatto zero, completamente ad impatto zero, con l'utilizzo delle più innovative tecniche di edilizia. E un progetto molto grande che comprenderà anche quindi un no, albergo. Perché dobbiamo sempre ricollegare le cose al green, no? Il green significa tutto verde, completamente golf, verde. Perché vi dobbiamo anche spiegare perché parliamo di questa cosa perché di fatto farai un campo pratica. Stiamo aspettando dai signori che stanno qua di fianco un aiuto per realizzare un campo pratica. Un campo pratica con il nostro progetto era 3 buche executive. Per far giocare gli ospiti dell'albergo, che sarà il primo albergo in Italia completamente a impatto zero, e tutte le persone che lavoreranno nel Work Business Center, che saranno molte. Quindi perché sarà il primo campo da golf, anche se chiaramente un campo pratica, nella città di Milano, perché assolutamente sì, perché in città non ci sono a parte campi da golf, però in Overasco è una